Sono bastati alcuni saggi archeologici preliminari per avere conferma di quello che già si sapeva da tempo. A Bari, l'area tra lo stadio di San Nicola e il vicino raccordo Giuseppe Rossi, in procinto di essere lottizzata, custodisce i resti di un antichissimo villaggio neolitico, del tutto simile a quello di Palese, dove ormai le ruspe hanno distrutto lo strato superficiale, cancellando le tracce di una storia ormai perduta. Quelle stesse ruspe che negli scorsi mesi, non è ancora chiaro mandate da chi e con quali autorizzazioni, hanno scorticato lo strato superficiale di una parte del sito archeologico di Lama Picone. A salvare i resti del villaggio, fortunatamente, la natura stessa del sito. Si tratta infatti di un insediamento in negativo. L'origine calcarenitica del substrato ha infatti spinto gli antichi abitatori dell'epoca a scavare gli ambienti nel sottosuolo, laddove le ruspe non potevano arrivare, invece che erigerli sul livello del terreno. La conferma della singolarità del sito è arrivata dai primi saggi archeologici, di cui vi mostriamo in anteprima le immagini, che hanno portato alla luce già le prime strutture. Si tratta con ogni probabilità di sepolture a grotticella databili nel neolitico tra il V e il VI millennio. Al momento non è possibile sapere se gli archeologi abbiano trovato reperti, scheletri o corredi funerari. L'attività di scorticamento della roccia dovuta ad attività di cava intraprese nell'Ottocento è un indizio che le sepolture siano già state depredate. Il villaggio in ogni caso conferma l'importanza di tutta l'area attorno allo stadio, letteralmente disseminata di insediamenti rupestri, abitati sin dal Neolitico e fino al Medioevo. Di grande rilievo, oltre agli ipogei della via Minucia, in cui poche settimane fa le telecamere di Punto TV erano entrate in esclusiva, sono anche quelli di Torrebella, della masseria Alberotanza e della basilica rupestre bizantina di Santa Candida, senza parlare dei cosiddetti e semi sconosciuti pagliari dei Templari, che custodiscono al loro interno delle meravigliose croci simboliche, bagaglio semiotico dell'universo cavalleresco medievale.